Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella top dei mini boss di Sekiro Shadows Die Twice. Ebbene sì, la top dei mini boss. Piccole premesse come al solito a inizio video, i pareri di questo video sono strettamente personali, quindi chiaramente non sono scelti da nessun tipo di community, sono puramente a mio istinto e la difficoltà è stata scelta in maniera leggermente diversa da quella della top che vedrete in seguito tra qualche giorno, non so quando ve lo pubblicherò di preciso questo il prossimo video. Tuttavia, la difficoltà dei mini boss invece è stata scelta tra un misto di la mia esperienza in questa seconda run e quella della prima, ma senza voti concreti. Tuttavia, spero che appunto il video vi piaccia e vi lascio quindi alla classifica. Trentaseiesima posizione, Nobile della Nebbia. Credo non ci sia neppure bisogno di commentare. Il nome della nebbia non è neppure in grado di difendersi. Trentacinquesima posizione, Capo Kamishizu. Questo mini boss è sempre una goduria da uccidere dopo i suoi fulmini a tradimento mentre sei nell'acqua. Trentaquattresima posizione, Capo Shigenori Yamauchi, il primissimo mini boss del gioco che dispone di mosse molto banali e veramente poca postura, molto semplice, chiaramente per essere del tutorial. Trentatreesima posizione, generale Naomori Kawarada. Il primo generale affrontabile nel gioco è isolato, facilmente raggirabile e di conseguenza molto semplice da eliminare. Trentaduesima posizione, Grande Serpe. Nel passaggio per la Rocca del Fortino, una delle due grandi serpi ci ostacolerà il percorso. Essere stealth è fondamentale contro questo mini boss, in grado di eliminarci con un colpo solo, se ci avvista. Trentunesima posizione, Centopiedi, Braccia Lunghe, Giraffa. Il primo leader dei Centopiedi è un mini boss incontrabile da solo e consiste di due semplici mosse, una raffica di colpi facilmente deviabile ed un attacco schivabile con un salto. Il tutto ripetuto per pochi secondi, fino ad eliminarlo. Trentesima posizione, Centopiedi, Braccia Lunghe, Sennun. Il secondo leader dei Centopiedi è la stessa cosa, ma è circondato da altri Centopiedi che potrebbero essere un pelo problematici. Minanoshu, wakatte oru na? Kitarubeki wa Ashina Sonbou no Ikusa. Isshin-sama, soshite Ashina no tami no tameni
命を捨てて参ろうぞ。我らこそアシナ、不当のアシナ衆よ。おう、アシナのために。Ventinovesima posizione, generale Kuranosuke Matsumoto. Il generale Matsumoto sarà scortato da un gruppetto di fucilieri che può fare molto male se si viene presi male. Tuttavia, l'attacco furtivo che è possibile fargli velocizza lo scontro. Ventottesima posizione, generale Tenzen Yamauchi. Il generale Tenzen è in un'area dove diversi soldati di Acina faranno da pattuglia. La difficoltà quindi nel combattere dopo aver sgomberato l'area è problematica in New Game, ma il suo scontro sarà lo stesso degli altri generali. あやつの言っていたふぬけの狼、おらんようだな。無能ゆえ破れ、生き恥をさらす忍びなど、一度見てみたかったが、是非もないか。まことに死なぬなら、機会はいくらでもあろうでの。Ventisettesima posizione, ombra solitaria con spadone. La prima ombra solitaria si trova nel luogo in cui Sekiro si risveglia ad inizio gioco, dando poco spazio per combattere questo mini boss molto rapido. Ventiseiesima posizione, orco incatenato del castello Ashina. Con la patch attuale non c'è molta differenza tra i due, ma inizialmente quest'orco non disponeva degli occhi rossi. Ora, spaventabile dal fuoco, è molto semplice da eliminare, nonostante continui a fare molto male. Venticinquesima posizione, guerriero corazzato. Un miniboss unico ed invulnerabile che ci assalterà con il suo spadone. L'unico modo per sconfiggerlo sarà quello di fargli perdere la postura ed eseguire il colpo mortale per gettarlo di sotto. Ventiquattresima posizione, toro ardente. L'arma da battaglia dell'esercito di Ashina può essere un avversario temibile se non si conosce una tecnica per eliminarlo. Le sue cariche fanno molto male e le castagnole aiutano molto.
23esima posizione, 7 lance di Ashina, Shikibu Toshikatsu Yamauchi. Il primo delle 7 lance è poco ostico, con mosse consistenti di spazzate, soprattutto a fondi. Anche con una Mikiri state pronte ad evitare l'attacco successivo alla contromossa. Inoltre guai combatterlo senza sgomberare l'area dalle altre truppe. Ventiduesima posizione, cacciatore di shinobi Misen Inenshin. Nel ricordo della tenuta irata, il lanciere cacciatore di shinobi è un avversario potente, ma fortunatamente la vita è molto semplificata se si dispone già della contromossa Mikiri. Ventunesima posizione, orco incatenato dintorni di Ashina. Con le scarse risorse disponibili all'inizio, questo orco è molto più difficile del primo da affrontare, comprese che quasi ci one-shotteranno e ci potranno buttare di sotto. Un piccolo incubo in prima round. Ventesima posizione, fiore di ciliegio del palazzo. Molto simile al toro ardente, il toro al palazzo della sorgente è molto più resistente del primo e inoltre sarà aiutato dalle guerriere Okami qualora non fossero state debellate prima, rendendo la battaglia problematica. Diciannovesima posizione, Tokujiro il ghiottone. Facente parte del tipo di boss probabilmente più forte, Tokujiro sarà comunque molto semplice da eliminare. Circondato da sole scimmie poco problematiche, si potrà attaccare furtivamente per togliere una barra della vita, quindi si dimostrerà abbastanza semplice. Diciottesima posizione, guerrieri Shichime. Qui ho deciso di unire tutti i guerrieri in una sola posizione, dato che tutti sono nella stessa condizione, isolati da altri nemici. I guerrieri Shichime possono essere danneggiati solo con i coriandoli divini ed infliggeranno terrore con ognuna delle loro mosse magiche. Inoltre la loro difficoltà è lineare, segrete, abissi e palazzo della sorgente. Diciassettesima posizione, Elite Ashina, Sade Jinsuke. Poco prima della boss fight di Genichiro, questo pericoloso guerriero di Ashina ci attaccherà eseguendo principalmente la croce di Ashina. Facilmente deviabile ma con poco tempo per farlo, infatti se quel tempismo viene sbagliato si viene quasi sicuramente one-shottati. È un mini boss con cui stare attenti. Sedicesima posizione, Giuso l'ubriacone. L'ultimo ostacolo presente prima della falena è un potente mini boss che le prime volte potrà dare un sacco di problemi. Circondati da diversi scagnozzi, farsi aiutare da Gensai è fondamentale per sconfiggere il potente avversario che gli infliggerà ingenti danni con delle mosse ad alto raggio.
Quindicesima posizione, senza testa Akko. Sviando per i dintorni di Ashina incontreremo il primo senza testa. Akko, un senza testa la cui arena può essere molto fastidiosa ma al tempo stesso vantaggiosa. Imparare a deviare i suoi colpi è fondamentale dato che ogni attacco ci infliggerà terrore. Un sacco di terrore. Quattordicesima posizione, ombra solitaria Masanaga, la zanna astiosa. Un'altra ombra solitaria, in cerca di vendetta per il suo amico Masanari, si troverà al santuario della grande serpe, ma solo al crepuscolo. Questa ombra e le successive possiederanno ora un attacco che infliggerà veleno ed inoltre nella seconda barra Masanaga userà quello che pare essere un confetto di Yashariku per aiutarsi. Tredicesima posizione, senza testa Ungo. Ungo è il primo senza testa a trovarsi sott'acqua, dispone quindi di una sola barra della vita, ma i suoi attacchi non saranno meno aggressivi e la sua presa nemmeno. Dodicesima posizione, ombra solitaria, mano infida. All'interno del dojo, dopo aver affrontato l'elite, al crepuscolo troveremo mano infida. Per non avere enormi problemi bisognerà assicurarsi di colpire furtivamente l'altra ombra, e possederla se volete, cosicché diventi un regolare uno contro uno. Undicesima posizione, Elite Ashina Uginari Mizuo. La guardia rossa irrompe da Shin ed un Elite con gli occhi rossi è pronto ad aspettarci sotto le stanze di Shin. Non fatevi ingannare dagli occhi rossi, poiché il fuoco lo spaventerà per così poco che non avrete il tempo di attaccarlo. Affidatevi alla stessa tecnica del precedente, considerata la poco tollerabilità di errori. Decima posizione, senza testa Gokan. In una caverna nascosta dalla forra vi è Gokan, più forte dei precedenti ma tuttavia pur sempre un senza testa, quindi anche per lui vale lo stesso discorso. Nona posizione, ombra solitaria Masanaga, la zanna astiosa, memoria del gufo. Nelle memorie del gufo Masanaga rifarà la sua comparsa, stavolta potrà fischiare per richiamare un piccolo branco di lupi rendendo il combattimento molto più impegnativo. Assicuratevi quindi di lanciare delle shuriken appena lo vedete in procinto di fischiare. Ottava posizione, occhi di serpente Shiragi.
Tra le due occhi di serpente non c'è grossa differenza, ma Shiragi è più semplice poiché può essere presa furtivamente e ridurre lo sconto ad una sola barra. Bisognerà fare però attenzione ai fucilieri dei dintorni ed anche alle sue pericolose mosse. Settima posizione, senza testa Gacin. Assicuratevi di aver rimosso la nebbia prima di affrontare questo senza testa, che già di per sé è il secondo più forte. Fidatevi, non volete avere degli spettri in mezzo quando lo combattete. Sesta posizione, Occhi di Serpente Shirafuji. La seconda Occhi di Serpente invece è priva di nemici fastidiosi ma anche di attacchi furtivi, quindi dovrete stare molto attenti ai suoi spari e mosse con l'arma. La mia tecnica usando l'Ichimonji doppio è molto cheese, ma vi assicuro che non è affatto semplice come mini boss. Quinta posizione, senza testa Yashariku. Senza ombra di dubbio, il senza testa più forte di tutti. Infatti, non solo sarà in profonda acqua, ma con sé ci sarà un altro senza testa che ci attaccherà da lontano, causando un ammontare di terrore e danni misto tra i due, letale. Inoltre, non si potrà neppure temporeggiare troppo, perché i coriandoli finiscono e solo tornando in superficie si potranno riusare, resettando la salute del mini boss, un potente avversario. Quarta posizione, 7 lance di Ashina, Shume Masaji Oniwa. Poco prima del boss finale, a sbarrarci la strada avremo la seconda delle 7 lance. La difficoltà in questo mini boss è data dall'aggiunta di un generale con sé, che se non viene sconfitto in modo stealth, trasforma il combattimento in qualcosa di veramente molto duro, considerata la forza di entrambi. それがわからぬのが悲しいのです。会えずとも、せめて知りたい。なれど、頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ、御仁、作者様は、 いずこですか？ああ、あなたも、だんまり、どうしてみんな隠すのですか？
Terza posizione, Orin dell'acqua, un altro mini boss unico e molto potente. Che voi abbiate tanta vitalità o poca, non importa, l'Orin dell'acqua farà sempre molto male. Inoltre è spettrale, devia bene i nostri colpi. La tecnica migliore è quella di parare tutti i suoi colpi senza essere in nessun modo offensivi e farle cadere la postura in questo modo, sconfiggendo uno dei mini boss più difficili del gioco. Seconda posizione, Shigekichi dalla Guardia Rossa. Nella stessa arena del generale Tenzen, con l'irruzione delle Guardie Rosse troveremo Shigekichi, un temibile avversario simil judo che userà il fuoco contro di noi e potrà essere coperto dalle Guardie Rosse. Inoltre, postura e vitalità di esso saranno incredibilmente alte, i suoi danni saranno alti al punto anche da shottarci. Merita questa seconda posizione. ヒラタ屋敷、存外に耐えやすかったな。袋の手引きもなかなかのものではないか。俺は掴めえな。あのじじいはどうにもうさんくせえや。あれはけど、土下座だぜ、正成さんよ。まあ我慢しろ。いかにたくらもうと。 所詮は田舎のはぐれ忍び。何ができることもあるまい。俺は銭と酒さえ都合してもらえりゃ文句はねえぞ。 Prima posizione, Giuso l'ubriacone, memoria del gufo. Stavolta un ostacolo per arrivare al gufo, Giuso si rivela essere nel suo secondo incontro il mini boss più difficile del gioco. Non possiamo più contare sull'aiuto di Gensai, mentre lui sarà inevitabilmente aiutato dall'ombra Masanari, rendendo lo scontro veramente soffocante, a meno che non si usino dei trucchetti con l'aggro dei due. Questo rende quindi questo scontro senza dubbio il più arduo del gioco, che guarda caso è anche l'ultimo ostacolo per uno dei boss più impegnativi. Quindi ragazzi, spero che la top dei mini boss vi sia piaciuta. Noi ci rivediamo quindi tra qualche giorno con la top dei boss e alla prossima.